La stima dell'economia illegale pone delle sfide importanti ai conti nazionali del nostro Paese. Che tipo di innovazioni lei pensa potrebbero essere introdotte? Un'innovazione certamente può venire dalla integrazione di più fonti di informazione, sia di carattere ufficiale che non ufficiale. Ci stiamo occupando in questo momento della estrazione di informazioni dalle sentenze della magistratura. Per il momento abbiamo utilizzato solo quelle che sono già disponibili negli open data della Corte di Cassazione, ma è particolarmente interessante perché possiamo intercettare e mettere in relazione, trovare delle caratteristiche delle imprese che vengono citate all'interno delle aziende, che sono comunque, fanno parte di registri amministrativi, camere di commercio, ma anche di archivi di dati. Noi stiamo sperimentando una banca dati Orbis a livello internazionale, e quindi poter valutare quanta parte di alcune imprese per tipologia differiscono per la loro citazione all'interno delle sentenze. Citazione che può essere non solo come parte, diciamo, corruttiva, per esempio, o partecipazione ad appalti con turbativa, ma anche come parte offesa o parti civili, aziende che vengono danneggiate nelle loro attività economiche da eventi criminosi. Siamo ancora all'inizio e speriamo di poter andare avanti, perché il lavoro ci sembra promettente.